Signor Presidente della Repubblica, autorità, illustri ospiti, care consocie e cari consoci, volevo darvi il benvenuto in questa plurisecolare accademia che è molto lieta di ospitarvi per questo importante evento. A nome dell'Accademia vorrei ringraziare tutti, in particolare il Presidente della Repubblica, per essere qui con noi. E ovviamente vorrei ringraziare anche gli oratori che molto gentilmente sono venuti qui per fare questa presentazione. Come ben sapete, questa è un'iniziativa della classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche, per cui cedo subito la parola al suo Presidente, Professor Roberto Antonelli, che meglio di me sarà in grado di coordinare questa riunione. Grazie. Signor Presidente della Repubblica, autorità, illustri ospiti, care consoci e cari consoci, vi ringraziamo per la vostra presenza e l'attenzione che avete voluto dedicare a questo incontro. Si apre oggi con la presentazione dei due ponderosi volumi dedicati ai Presidenti della Repubblica, il Capo dello Stato e il Quirinale nella storia della democrazia italiana, la prima iniziativa del 2019 della serie delle cosiddette segnature che la classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche ha istituito da qualche anno sotto la presidenza di Alberto Quadrio Curzio per affrontare e discutere libri di particolare interesse non solo scientifico ma più latamente storico-culturale. Sono volumi resi possibili soprattutto dalla fiducia con la quale il Quirinale ha aperto i suoi archivi e dal fervore intellettuale della Fondazione per le Scienze Religiose Giovanni XXIII, oltre che dalla signorile generosità, ben nota anche alla nostra Accademia, di Intesa San Paolo. Evidente l'importanza dell'evento, non solo per l'argomento trattato, ma anche per la personalità dei curatori, Sabino Cassese, Alberto Melloni, che informa in apertura sulla ampiezza e la complessità delle ricerche effettuate, e il nostro illustre e caro consocio Giuseppe Galasso, scomparso proprio poche ore dopo aver consegnato la sua introduzione generale all'opera, ovvero il Presidente e la storia della Repubblica. Lo commemoreremo dopodomani nella riunione della classe, ma intanto ne ascoltiamo ancora una volta in questi volumi la lezione. Galasso, in un affresco magistrale limpido, nel suo stile inconfondibile e oserei dire classico, proietta la storia della Presidenza della Repubblica sulle vicende complesse e a volte drammatiche e tragiche della storia italiana e internazionale, fino ai nostri anni e alla crisi che la Repubblica sta certo attraversando da vari decenni, ma oggi particolarmente acuta e difficile. Grazie al suo ampio disegno storico e all'analitica e come al solito lucidissima disamina dedicata in apertura da Sabino Cassese a Il Presidente nello sviluppo della democrazia, possiamo immediatamente cogliere la rilevanza della più alta carica dello Stato nella storia della Repubblica e quindi la complessità e l'importanza di una ricerca storica ad essa per la prima volta specificamente dedicata. Proprio il ruolo più marcato che la crisi del sistema parlamentare e dei partiti ha oggettivamente attribuito al Presidente della Repubblica dal 1994 in poi, secondo una periodizzazione che sembra ormai generalmente condivisa, rendono non solo importante ma necessaria e quanto mai attuale una riflessione storica non affidata ad interventi, pur spesso notevoli, segnati dalle contingenze politiche. Da questo punto di vista, i due volumi affrontano in maniera sistematica e articolata, in più di 30 saggi di grande rigore e pluralismo ideale, tutti gli aspetti storici e istituzionali inerenti alla relazione fra il Capo dello Stato e la democrazia italiana, nei suoi aspetti interni ed internazionali, con occhio attento anche alle vicende più recenti e delicate, ma con attenzione puntuale anche a quanto l'Istituto della Presidenza ha rappresentato e rappresenta in termini di continuità e di innovazione. Dai due primi capi provvisori dello Stato, Alcide De Gasperi ed Enrico, il cui ruolo breve ma molto importante è giustamente valorizzato nei volumi, ad Enrico De Nicola, al Presidente Mattarella.
Per l'Accademia dei Lincei un ruolo di rilevanza storica è naturalmente rappresentato dal Linceo Luigi Einaudi, che fu anche presidente della classe di Scienze Morali e vicepresidente dell'Accademia. Non passa anno Linceo senza che questa personalità non venga richiamata nella nostra memoria identitaria. Sono analisi e riflessioni, quelli contenuti nei due volumi, che impegneranno certo ulteriormente tutti gli storici della contemporaneità e certamente, si spera, anche la classe dirigente italiana, poiché naturalmente molte sono le questioni aperte su cui riflettere per comprendere le problematiche del presente e del futuro. In riferimento al compito del Capo dello Stato, cito, nel ruolo di arbitro e garante della Costituzione, comporta infatti inevitabilmente, specie nei periodi di crisi, un'ampia serie di significati che arrivano a comprendere, come il Presidente Mattarella ha sottolineato in varie occasioni, il vasto catalogo dei principi fondamentali e dei diritti e doveri dei cittadini enunziati nella Costituzione, ovvero del senso profondo del nostro vivere, oltre alla responsabilità fondamentale per il Capo dello Stato di rappresentare l'unità nazionale. Sulle tante questioni aperte dai due volumi e sulle tante riflessioni e ricerche che suggeriscono e stimolano, l'Accademia, grazie all'impegno del Consorzio Alberto Melloni, inizia a discutere oggi con questa iniziativa, ma certamente continuerà ancora a lavorare, anche in relazione a quell'impegno europeo che ha contraddistinto tutti i Presidenti della Repubblica e che costituisce uno dei terreni di ricerca e di lavoro fondamentali per i Lincei, soprattutto in momenti così gravi di pericoli, ma anche, come sempre, nei momenti di crisi, di attese e speranze. Oggi ascolteremo tre interlocutori di nota e sicura competenza: Marta Cartabia, vicepresidente della Corte Costituzionale, Fulvio Cammarano, presidente della Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea, Nathalie Tocci, direttrice dell'Istituto di Affari Internazionali. Inizierà la vicepresidente Cartabia. Prego. Grazie. Signor Presidente della Repubblica, autorità, colleghi, colleghe, signore e signori, permettetemi innanzitutto di esprimere un sentito ringraziamento ai Presidenti Parisi e Antonelli, oltre che ai professori Cassese e Melloni, per avermi invitato a questo evento di presentazione di un'opera splendida sui Presidenti della Repubblica, progettata ed elaborata per i 70 anni dall'entrata in vigore della Carta Costituzionale. È un'opera storica. Storica per molti motivi. Storica perché questi due volumi si stagliano nel panorama della pur ampia riflessione sul Capo dello Stato per il valore, l'ampiezza, la profondità, la completezza dei suoi contenuti, offrendo uno splendido affresco a più mani che delinea un'immagine complessiva del settantennio costituzionale, come afferma Alberto Melloni nella sua prefazione. Storica perché copre l'intero arco temporale della Repubblica, come è stato ricordato sin dai primissimi passi, subito dopo il referendum del 2 giugno, fino alla storia che si sta scrivendo nel nostro presente. E non si può non notare la scelta di includere in questo arco temporale lo stesso Alcide De Gasperi, figura carismatica delle origini della Repubblica, come ha notato recentemente un grande studioso americano, Bruce Ackerman, nella sua imponente e monumentale opera sulla nascita delle Costituzioni, che dedica un importante capitolo anche all'Italia. Alcide De Gasperi, che ha ricoperto anche le funzioni di capo dello Stato provvisorio per poche settimane prima dell'elezione di De Nicola all'Assemblea Costituente. Scelta impeccabile dal punto di vista della ricostruzione dei fatti e significativa nel tributare un riconoscimento al ruolo che lo statista democristiano ha svolto nei primi anni della vita della Repubblica. Ancora, un'opera storica dal punto di vista del respiro metodologico, non solo e non tanto perché nella nutrita schiera degli autori dominano gli studiosi di materie storiche, ma anche perché è rigorosa nell'offrire dati e informazioni fattuali
pur sfuggendo al limite delle analisi troppo minute che talora si ritrova nelle pubblicazioni destinate alla sola comunità accademica o nei resoconti di cronaca. È altresì contestualizzata nei variabili scenari politici, ma non è riducibile ad un'analisi politologica ed è connotata da una significativa attenzione ai problemi di impronta costituzionalistica senza rimanere intrappolata in questioni giuridiche di eccessivo dettaglio. Storica, appunto, ma in modo da essere fruibile da una vasta molteplicità di possibili lettori e non solo di specialisti. Nel prezioso confanetto pubblicato dal Mulino è custodito un complesso e articolato quadro multidimensionale in cui si intrecciano vari livelli di analisi e di riflessione, dai medaglioni che ci introducono a conoscere ad uno gli uomini del Quirinale, alle analisi delle varie funzioni presidenziali debitamente e intelligentemente riorganizzate, dalle immagini di momenti significativi della vita della Presidenza della Repubblica alle splendide sintesi introduttive di Giuseppe Galasso e Sabino Cassese che inquadrano il ruolo svolto dal Quirinale nel più ampio contesto della storia politica, costituzionale, sociale e anche economica dell'Italia. L'istituzione e le persone, la presidenza e i presidenti, la presidenza e la Repubblica. Quella che presentiamo è davvero un'opera storica e un'opera costituzionale. Sì, un'opera costituzionale, benché siano poche le firme dei costituzionalisti tra i numerosi autori che hanno contribuito. Eppure, da questi volumi, il lettore che, come chi vi parla, è avvezzo a frequentare la letteratura costituzionalistica si trova in un ambiente familiare e trae un ricco nutrimento per le considerazioni che gli o le competono. Perché la Costituzione è storia, nasce dalla storia e vive nella storia di una comunità e delle sue istituzioni. In questo anno di celebrazioni abbiamo più volte sentito riecheggiare importanti parole di Piero Calamandrei rivolte agli studenti milanesi nel 1955. Le ricordo brevemente. In questa Costituzione c'è dentro tutta la nostra storia, tutto il nostro passato, tutti i nostri dolori, le nostre sciagure, le nostre gioie. E a sapere intendere, dietro questi articoli della Costituzione, si sentono voci lontane, grandi voci lontane, grandi nomi lontani, ma anche tante umili voci, voci recenti. E così, lungo la traiettoria storica di un popolo, la Carta Costituzionale si pone come uno snodo cruciale alla quale esso imprime una svolta e una direzione decisiva. Da un lato, per usare le splendide espressioni di Paolo Grossi, le Costituzioni scaturiscono da strati profondi di una civiltà dove allineano quei valori capaci di costituire un'esperienza giuridica e di darle nel mutamento solidità e resistenza all'usura. La scrittura consegna a un testo, consolidandola, una esperienza giuridica già in atto, fissandole e dandole stabilità nel tempo. D'altro lato, ogni principio e ogni istituzione costituzionale è una realtà viva. Vive nella storia di un popolo, con essa evolve e si trasforma. Meglio, per rimanere fedele a se stessa, deve rinnovarsi continuamente, come in un organismo vivente in cui l'identità non si perde con il trascorrere degli anni, mentre le singole cellule mutano in continuazione. Dunque la Costituzione è un living instrument, come sottolinea Sabino Cassese nella sua introduzione, che proietta i principi costituzionali nel tempo, assicurando loro stabilità ed utilità, saldezza e flessibilità come si addice alle strutture destinate a durare e pur soggette alle variabili contingenze dell'umana convivenza. Ciò è vero per ogni testo costituzionale. E lo è, a fortiori, per un testo costituzionale come quello italiano, segnato profondamente da una chiara identità di ciò che non doveva essere,
la matrice antifascista condivisa da tutte le forze politiche presenti in Assemblea Costituente, ma meno definito quanto al progetto che intendeva realizzare. Data la divergenza radicale tra le maggiori forze politiche, democristiana, socialista, comunista e liberale, su molti aspetti dell'ordinamento costituzionale, l'approvazione finale del testo fu resa possibile anche per aver lasciato i punti più controversi aperti a possibili sviluppi futuri, in definitiva non definiti. Questo non è un difetto del testo costituzionale, ma può essere e nei fatti è un punto di forza, un pregio, una virtù basata su un uso costruttivo del silenzio e degli spazi bianchi. Le parti dedicate al Presidente della Repubblica nella Costituzione sono, forse più di altre, connotate da questa virtuosa indeterminatezza che si riscontra in molti aspetti della forma di governo tratteggiata dalla Costituzione repubblicana. Anche nel caso del Presidente della Repubblica, come sottolinea Sabino Cassese, fu chiaro ciò che non si voleva. Si temeva il pericolo del cesarismo, sono parole sue, del bonapartismo, dell'hitlerismo o lo spettro della dittatura. La discussione sul Presidente fu dominata dal timore dell'uomo forte. Meno chiaro era ciò che ci si attendeva dal nuovo capo dello Stato, sicché, continua Cassese, alla fine la figura presidenziale fu solo tratteggiata, non interamente disegnata. Ebbe quindi una configurazione elastica, ambigua, sfuggente, a fisarmonica, come è stato più volte rilevato, con compiti sia di garanzia e di controllo, sia di intervento e di impulso, principalmente quello di gestore delle crisi e di governo parlamentari. Galasso a sua volta attribuisce alla Costituzione, analogamente, un carattere incompiuto sul punto dei poteri del Presidente della Repubblica o addirittura anodino, equivoco, in ogni caso vago ed elastico, su molti delicati, fondamentali problemi. Caratteristiche queste che sono declinate nella sua introduzione di nuovo con accenti positivi, sì da assumere la natura di qualità e non di difetti. In effetti, il lungo elenco di poteri elencato all'articolo 87 della Costituzione è di per sé poco eloquente e inidoneo nella sua semplice formulazione testuale a descrivere il ruolo spettante al capo dello Stato nell'architettura istituzionale. L'articolo 87 e gli altri che indicano i poteri presidenziali, l'88 e il 92, dicono ad un tempo troppo e troppo poco sull'effettivo ruolo svolto dal Presidente nel sistema costituzionale. Troppo perché mettono sullo stesso piano tutte le sue attribuzioni, senza operare le necessarie qualificazioni che poi si sono precisate nella prassi. Troppo poco perché restano inespressi alcuni strumenti non formalizzabili in atti giuridici, ma splendidamente messi in risalto nell'opera che commentiamo, che concorrono in modo significativo a configurare la presenza del Presidente nella vita della Repubblica. Quanto al primo aspetto, basti considerare esemplificativamente l'incertezza sull'effettiva titolarità del potere di nomina dei 5 giudici costituzionali, plasticamente raccontata nell'episodio ricordato sia da Sabino Cassese che da Barbara Randazzo nel suo capitolo. De Gasperi pensava di dover essere lui a scegliere i giudici della Corte, ma si scontrò con Einaudi, che scrisse di non avere alcuna intenzione di lasciare la sua carica al successore depauperata dei poteri assegnati dalla Costituzione. È un esempio, ma su tanti aspetti è stato compito della prassi, interpretata e sistematizzata dalla dottrina, riorganizzare le attribuzioni del Presidente della Repubblica in varie categorie di atti. Quelli che esprimono prerogative presidenziali, come appunto i poteri di nomina o il potere di grazia, come ha precisato la Corte Costituzionale nel 2006. Gli atti complessi che risultano dal concorso di determinazioni del Capo dello Stato con quelli di altri soggetti, lo scioglimento delle Camere ad esempio, e gli atti solo formalmente presidenziali, come l'emanazione dei decreti legge e dei decreti legislativi o la promulgazione delle leggi,
espressione di scelte di altri organi costituzionali, in cui, attraverso l'apposizione della firma del Presidente, egli svolge solo un controllo di validità, controllo volto, peraltro, a rilevare solo i più macroscopici vizi di legittimità costituzionale, con ciò distinguendosi chiaramente dal più penetrante controllo svolto dalla Corte Costituzionale, complementare e non sovrapponibile a quello svolto dal Capo dello Stato. Nella fase precedente alla promulgazione, infatti, il controllo non può che essere astratto, per certi aspetti ipotetico e per questo assai meno incisivo rispetto al controllo a posteriori concreto svolto dalla Corte Costituzionale in relazione a una precisa controversia. Quanto al secondo aspetto, a ciò che la Costituzione non dice, ma su cui questi volumi ampiamente si soffermano, ci sono tutte le attività informali del Presidente, anzitutto i poteri di esternazione, fatti di discorsi, messaggi, conferenze stampe, visite, con cui il Presidente si esprime rivolgendosi direttamente al Paese, non solo al Palazzo. Tutte attività incrementatesi con stili e modalità diverse che riflettono la personalità di ciascuno, a partire dalla Presidenza Pertini, come molti contributi rilevano. Poteri di esternazione, ma anche attività informale di moral suasion, rilevati anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza 1 del 2013. In quell'occasione la Corte ha sottolineato, cito, che per svolgere efficacemente il proprio ruolo di garante dell'equilibrio costituzionale e di magistratura di influenza, il Presidente deve tessere costantemente una rete di raccordi allo scopo di armonizzare eventuali posizioni in conflitto e asprezze polemiche, indicare ai vari titolari di organi costituzionali i principi in base ai quali possono e devono essere ricercate soluzioni il più possibile condivise dei diversi problemi che via via si pongono. È quello che è stato definito il potere di persuasione. È interessante notare che questa magistratura di persuasione viene ricollegata dalla Corte Costituzionale al compito direttamente esplicitato in Costituzione del Presidente come rappresentante della unità nazionale. Il Presidente della Repubblica rappresenta l'unità nazionale, non soltanto nel senso dell'unità territoriale, ma anche e soprattutto nel senso della coesione, dell'armonico funzionamento dei poteri politici e di garanzia che compongono l'assetto costituzionale della Repubblica. Una preoccupazione, quella dell'unità nazionale, sempre più esplicitamente posta al centro dell'azione dei Presidenti della Repubblica nella prassi più recente. Tema ricorrente nei mandati del Presidente Napolitano, specie in occasione delle celebrazioni dei 150 anni dell'Unità d'Italia, tema posto al centro del recente intenso discorso del Presidente Mattarella nel suo messaggio agli italiani per gli auguri di fine anno, che muove proprio da quel bisogno di unità che egli rileva con il suo consueto tratto discreto nelle manifestazioni di affetto e vicinanza che gli sono rivolte. Sentirsi comunità, pensarsi dentro un futuro comune, essere rispettosi gli uni degli altri, consapevoli degli elementi che ci uniscono, sono tutte espressioni sue. Unità della Repubblica, comprensiva delle sue istituzioni, delle sue articolazioni territoriali, delle sue pluralistiche comunità sociali, è lo zenith al quale tendono tutte le attività del Presidente della Repubblica, come richiede l'articolo 87. Per questo egli è dotato di una lunga serie di poteri e prerogative formali e informali. Molti contributi si interrogano sulle variazioni nel tempo di queste prerogative presidenziali. Si chiedono se esse siano in una crescita costante, quasi per accumulazione, secondo una linea vettoriale, o se siano soggette a variazioni crescendo e diminuendo nel tempo, secondo le contingenze, le personalità, il contesto storico, economico e politico. Mi pare che una risposta a questo interrogativo
esiga di introdurre una nozione ulteriore accanto a quella dei poteri e delle prerogative presidenziali. È la nozione di autorevolezza. La traccia lasciata dalla nozione di auctoritas nella storia delle istituzioni passa sul confine di sfere semantiche molto diverse. Una delle sue caratteristiche principali, già presente nell'universo giuridico e politico romano, è la relazione tra potestas e auctoritas, come anche sulla scorta delle ricerche linguistiche di Benveniste ha bene messo in luce Giorgio Agamben nel suo studio sullo stato di eccezione. Auctoritas designava in particolare il ruolo del Senato allora, che influenzava, ratificava, rendeva pienamente valide le decisioni dei comizi popolari, più per la saggezza che sapeva esprimere che per la quantità di potere effettivo che gli era attribuito. E allora, come se perché qualcosa possa esistere nel diritto occorresse una relazione fra due elementi o due soggetti, quello munito di auctoritas e quello che prende l'iniziativa dell'atto in senso stretto. Nel rapporto tra Presidente della Repubblica e gli altri organi costituzionali, questa dinamica binaria di auctoritas e potestas emerge in modo particolare. Ogni atto del Capo dello Stato deve recare la firma di un organo e la controfirma dell'altro, dove il Presidente della Repubblica costituisce sempre uno dei due poli. Auctoritas, etimologicamente, deriva da augere, un verbo transitivo che insieme al significato di accrescere, aumentare, rafforzare, incrementare, reca il senso di produrre, far nascere dal proprio seno. Transitivo, si fa crescere qualcun altro. Un'autorevolezza, quella del Presidente della Repubblica, che non deriva da titoli dinastici o sovrani, ma dalle sue modalità di azione, di relazione nella comunità nazionale, volte a sostenere l'azione delle istituzioni, della comunità, specie in quei momenti in cui gli snodi della dinamica democratica possono raggiungere tensioni che devono essere riportate ad un punto di equilibrio pacifico. È ciò che sottolineano le splendide parole con cui Cecilia Daunovelli descrive il settennato attualmente in corso. E su questo voglio concludere e rinnovare il mio ringraziamento a chi mi ha invitato a prendere la parola qui. Dice Cecilia Dao, c'è un senso dell'autorità suprema come accompagnamento, come vicinanza, come sostegno e non certo come supplenza, né tantomeno come surroga. Questo senso dell'autorità muove dalla convinzione che le decisioni spettino al corpo sociale e alla maggioranza democratica dei cittadini e che sia compito della Presidenza quello di aiutare queste decisioni a formarsi e poi accompagnarle. Auctoritas, dunque, non solo potestas. Grazie. Do ora la parola a Fulvio Cammarano, Presidente della Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea. Prego. Grazie. Signor Presidente della Repubblica, signor Presidente del Senato, signor Ministro, colleghe e colleghi, signore e signori, io intanto ringrazio l'Accademia Nazionale dei Lincei per questo prestigioso invito, i presidenti Giorgio Parisi, Roberto Antonelli e Alberto Melloni per l'invito che mi è stato fatto. Mi è davvero grata l'occasione, come studioso e come presidente della SISCO e membro del coordinamento delle società storiche, di parlare di un lavoro come questo che intende colmare un vuoto storiografico, soprattutto perché lo fa in un'epoca in cui la storia, come disciplina della complessità e del sapere critico, non gode più di quella centralità politica in senso lato di cui aveva goduto sino agli ultimi decenni del secolo scorso. Si tratta, a mio avviso, di una perdita di rilevanza che deve essere contrastata per evitare quell'appiattimento sul presente, sintomo di un modo di procedere per urgenze semplificatrici
e prive di contesto che impoverisce l'orizzonte cognitivo di una comunità. Questo volume, io uso il singolare perché per me è un unico volume, anche se immagino il Mulino lo intenda come due tomi e due volumi, ma per me è un solo volume, il Presidente della Repubblica, il Capo dello Stato e il Quirinale, rappresenta un segno di vitalità dell'indagine storiografica di largo respiro, cioè una risposta all'accusa di micromania dell'attuale indagine storica, prendendo possesso di un ambito sino ad ora mai affrontato in modo così esaustivo. Come ha ricordato Alberto Melloni nella prefazione, se guardiamo agli studi storici sulla presidenza troviamo ottime singole biografie, importanti indagini su periodi o su questioni istituzionali. Mancava però uno studio complessivo del settantennio di democrazia repubblicana dal punto di vista della presidenza. Uno studio che tenesse assieme biografie, funzioni, poteri, istituzioni. L'originalità del volume consiste proprio nell'opportunità di vedere l'interazione tra i protagonisti e le istituzioni in un ambito come quello della Presidenza della Repubblica, sin ad ora oggetto di riflessioni di giuristi, costituzionalisti e scienziati politici. Inutile dire che si tratta di un'operazione coraggiosa perché affronta una questione complessa, viva e in evoluzione, dovendo confrontarsi almeno in parte con problemi di archivio e di accesso alle carte segnalati da alcuni studiosi e in parte con le difficoltà tipiche della storia del presente. Dal volume, sia per quanto riguarda le ottime biografie dei presidenti che mettono in risalto un particolare spaccato della storia d'Italia repubblicana, sia per le molteplici e puntuali indagini sui processi e i contesti, emerge con chiarezza che se i presidenti non possono certo svincolarsi dalla funzione presidenziale, è però altrettanto evidente che la presidenza non è affatto comprensibile senza l'operato dei presidenti. Insomma, sono i presidenti a fare la presidenza, a caratterizzarla nel concreto operare delle loro prerogative all'interno di paletti costituzionali che non di rado sono oggetto di interpretazione. In fondo, se è permessa una metafora di tipo teatrale, la Costituente ha fornito un canovaccio, frutto della storia e della sensibilità di un paese che usciva dalla tragedia del fascismo, ma sono i modi di interpretarlo dei protagonisti ad aver permesso la sedimentazione nell'immaginario pubblico del ruolo di presidente. Questo ruolo, come ci ricorda Giuseppe Galasso, si è quindi formato nella prassi, dando vita, a partire dalla difformità degli stili e delle priorità, ad una identità sempre diversa, perdonate l'ossimoro. La rassegna dei caratteri dell'azione delle presidenze in contesti storici molto diversi offerta da questo volume consente di individuare, lo ha sottolineato Sabino Cassese, un'assenza di continuità. Ogni presidente ha la sua cifra, dovuta a circostanze o personalità, e questo ci permette di cogliere alcune somiglianze per saltum. Abbiamo avuto presidenti che si sono rivolti più al palazzo, altri al paese, alcuni hanno privilegiato la politica estera, altri l'interna. Non da sottovalutare, aggiungo, anche le diverse interpretazioni della presidenza del Consiglio Superiore della Magistratura e del Comando delle Forze Armate. Ed ecco perché questo volume è importante. A più di 70 anni di distanza si sente il bisogno di uscire da quel contesto strettamente giuridico e politologico per comparare attraverso fonti e documenti gli interpreti, le prassi, la materialità di un istituto che è parte fondamentale della storia della Repubblica e della costruzione della democrazia in Italia. Sono molte le suggestioni e le tracce che si potrebbero seguire, a partire dalla minuta indagine dei suoi compiti, che si possono distinguere tra funzioni di rappresentanza di carattere simbolico, funzioni di vigilanza e di consiglio, funzioni politiche autonome, ovviamente in primo luogo la nomina del Presidente del Consiglio. Mi piace anche sottolineare la grande efficacia con cui sono state messe a fuoco relazioni, immagini, linguaggi, responsabilità dei presidenti. Per ovvi motivi qui mi potrò limitare solo a qualche considerazione a partire proprio da alcune delle molte suggestioni offerte dal volume. In primo luogo va detto della conferma che nei fatti il ruolo di presidente, contrariamente a quanto un'antica vulgata vuol far credere, non è mai stato e non potrà mai essere neutro.
La neutralità della Presidenza va intesa come capacità di rispetto delle regole, interpretandole e modulandole in un contesto storico, non come astensione o peggio indifferenza. Un concetto da ribadire perché ci consente di evitare il cortocircuito mentale neutro uguale irrilevante che è stato per molti anni retropensiero di diversi studiosi. La realtà ci conferma invece che la Presidenza si è foggiata nelle crisi e pertanto richiede un Presidente influente e consapevole, o comunque percepito come tale. Doti questi indispensabili per avere un forte ascendente personale sui ministri che egli dovrebbe saper consigliare, incoraggiare, avvertire secondo la regola aurea di Walter Bagehot. Non è solo questo, una comunità politica basata sul sistema parlamentare si deve, inconsciamente o meno, dotare di un capo di Stato in grado di muoversi nell'ambito non sempre razionale e geometrico dei rapporti tra i partiti e le forze politiche nel momento decisivo della formazione dei governi. Cassese non a caso ci ricorda come la rilevanza del potere di influenza del Presidente nella formazione dei governi, che ha avuto un'estensione massima con i governi del Presidente, quasi dovessero avere una doppia fiducia del Parlamento e del Presidente, si è ridotta dopo il 1993, anno di approvazione di una legge elettorale prevalentemente maggioritaria, ed è a suo avviso destinata a riespandersi con il ritorno del proporzionale e con il tripartitismo. Il punto perciò è che al decisivo criterio della maggioranza un sistema di democrazia liberale affianca sempre quello dell'approvazione non notarile del capo dello Stato, che fornisce la legittimazione indispensabile per dare un carattere istituzionale ad un governo che altrimenti sarebbe solo politico. Se il governo si presenta come funzione esclusiva della maggioranza, non solo si riduce il ruolo del Presidente, ma viene meno la concezione liberale del Parlamento come luogo di formazione, mediante conflitti e mediazioni, del governo. Queste, d'altronde, ci ha ricordato anni fa Maurizio Fioravanti, erano le avvertenze di Vittorio Emanuele Orlando, preoccupato della deriva razional numerica della formazione dei governi repubblicani, ma anche di Piero Calamandrei, che metteva in guardia dal cosiddetto spirito di maggioranza. Ma se è sul figlio, vale a dire sul governo a cui dà vita, che il Presidente concentra le principali attenzioni del proprio operato, va però detto che l'immagine del suo ruolo è non poco influenzata dal padre, vale a dire il Parlamento, l'organo che lo ha eletto. Infatti, a prescindere dalla volontà dei presidenti, è inevitabile che il capo dello Stato venga coinvolto dalla perdita di prestigio politico dell'organo della rappresentanza, poiché, volente o nolente, in modo del tutto informale, è chiamato alla fine a supplire a tale declino. E in questo senso non andrebbe sottovalutata una componente decisiva che fuoriesce dalla triangolazione Parlamento-Presidenza-Esecutivo e che dagli anni 90 ha avuto un ruolo nel caratterizzare la Presidenza. Mi riferisco alla cittadinanza. Giustamente Cassese ha scritto della tipologia dei presidenti che si sono rivolti prevalentemente al Paese, ma è necessario rimarcare che sempre più spesso nell'ultimo trentennio è il Paese che si è rivolto al Presidente, molto probabilmente sulla base della crisi della rappresentanza. I presidenti, proprio per il loro ruolo, sono diventati riferimento di quella parte della società civile che non si è sentita rappresentata dalle istituzioni e ha individuato nel capo dello Stato un sicuro riferimento. Riuscire ad ascoltare il Paese sapendo di non poterlo politicamente rappresentare è forse oggi il compito più difficile che spetta al Presidente della Repubblica. Grazie. Ora la parola a Nathalie Tocci, direttore dell'Istituto di Affari Internazionali, direttrice dell'Istituto di Affari Internazionali. Grazie.
Signor Presidente della Repubblica, autorità, signore e signori, inizio esprimendo il mio ringraziamento ai presidenti dell'Accademia dei Lincei, Parisi e Antonelli, e ai curatori di questo prezioso volume, i professori Cassese, Galasso e Melloni. Vi ringrazio di cuore di questo invito e dell'opportunità datami di riflettere, in occasione di questo incontro, su un tema così centrale nella storia della democrazia e della Costituzione della Repubblica Italiana. Non sono giurista né tantomeno costituzionalista, ma come politologa e come studiosa delle relazioni internazionali permettetemi qualche breve riflessione su una dimensione specifica di questo volume, tratto nelle biografie di tutti i capi di Stato e approfondito nel contributo del professor Giannotti, ossia il nesso tra Presidenza della Repubblica e politica internazionale. Il ruolo svolto dal Presidente della Repubblica nella definizione, nell'attuazione e nel controllo della politica estera ci permette di riflettere su due nessi cruciali alla base, rispettivamente, della politica estera di qualunque Stato, ivi compresa l'Italia, e delle relazioni internazionali in senso lato. Il primo nesso è quello tra continuità e cambiamento in politica estera. Il secondo, quello tra struttura e agente nelle relazioni internazionali. Qualunque osservatore delle relazioni internazionali sa che alla base della politica estera di qualunque attore esiste una costellazione di fattori e di attori, a volte fissi, spesso in evoluzione, raramente dirompenti, che determinano i contorni, la forma e i contenuti della politica estera di uno Stato. Esistono le istituzioni nazionali ed internazionali, esiste la politica e i politici, l'economia, l'opinione pubblica, la società civile. Esistono poi gli eventi, a volte lenti e strutturali, altre volte dirompenti e inaspettati. È l'insieme di questi fattori e di attori, nazionali e internazionali, che caratterizza la maggior parte la continuità rispetto ad altre politiche di carattere più interno. Questo non implica una staticità della politica estera, bensì il fatto che la politica estera generalmente viene definita attraverso un complesso intreccio tra continuità e cambiamento. Questo è evidente quando andiamo ad esaminare le grandi linee della politica estera dell'Italia, linee che sono state tracciate lentamente durante la storia della Repubblica, a volte divenendo sempre più marcate, altre volte andandosi a sfumare per poi fondersi in posizioni un po' diverse. A grandi linee, appunto, la politica estera della Repubblica Italiana è stata caratterizzata da un senso forte di appartenenza allo spazio euroatlantico, definito attraverso l'adesione all'Alleanza Atlantica, da un contributo attivo e un forte attaccamento al progetto di integrazione europea, da un senso di responsabilità nei confronti del Mediterraneo e del Medio Oriente, da una fede quasi incondizionata al multilateralismo ed in particolar modo alle Nazioni Unite, e da un istinto al pragmatismo e all'utilizzo del soft power, dettati dalla consapevolezza che questi sono gli approcci e gli strumenti più consoni ad una media potenza con ambizioni sostanzialmente regionali. Fin qui nulla di particolarmente nuovo. Ciò che il volume a cura di Cassese, Galasso e Melloni ci permette di fare però è quello di capire come nel corso della storia repubblicana la Presidenza e i Presidenti della Repubblica ci abbiano svolto un ruolo chiave nel tracciare queste linee, a volte rafforzandole, altre volte contribuendo alla loro graduale trasformazione, in linea con le dinamiche internazionali. Dal volume emerge chiaramente l'istinto, dettato dal ruolo istituzionale della Presidenza, a controllare il rispetto della Costituzione, a determinare la continuità in politica estera, soprattutto riguardo all'appartenenza alle strutture europee e euroatlantiche, e il rispetto degli impegni e del diritto internazionale. Assistiamo dunque al ruolo di Einaudi nell'ancorare l'Italia al nascente progetto di integrazione europea e assicurare l'adesione al Patto Atlantico, ai tentativi di Gronchi, a volte di successo, soprattutto quelli di apertura nei confronti del mondo arabo, altre volte più controversi, ma non per questo meno importanti, come quelli del tentativo di apertura nei confronti dell'Unione Sovietica, al ruolo di rassicurazione nei confronti di Washington, svolto da Segni e da Saragat, all'abilità di Pertini di instaurare un solido ma non acritico rapporto con Washington, soprattutto alla delicata crisi degli euromissili, e il ruolo di Cossiga e di Scalfaro nel riaffermare l'alleanza ma non la sudditanza nei confronti di Washington, nei primi turbolenti anni del post-guerra fredda, soprattutto la prima guerra del Golfo e le guerre nei Balcani.
La funzione del Presidente come elemento di continuità nell'azione internazionale del Paese si è consolidata in modo direi quasi silenzioso negli anni del confronto bipolare. È però diventata sempre più evidente nel periodo successivo al crollo del muro di Berlino. Come è noto, in quegli anni l'Italia si è trovata a dover affrontare quella che i politologi chiamano una critical juncture, ossia quella del sistema internazionale in un momento in cui il sistema politico domestico entrava in profonda crisi. È emblematico il fatto che il Trattato di Maastricht, uno degli atti internazionali che più di altri hanno definito la vita del Paese negli anni a seguire, sia stato firmato quando il sistema dei partiti era sottoposto a una forte delegittimazione. Il Paese è riuscito a gestire questa doppia transizione nazionale e internazionale grazie al ruolo di alcune istituzioni, tra cui quella della Presidenza della Repubblica, che per loro natura sono maggiormente in grado di garantire continuità in periodi di profondo cambiamento. In questo quadro il Presidente Ciampi, così come i Presidenti Napolitano e Mattarella, si fece difensore degli orientamenti fondamentali dell'identità italiana, a partire dall'Unione Europea, dall'appartenenza all'ordine liberale internazionale. Ricordo dunque i contributi di Ciampi e di Napolitano all'integrazione europea, il ruolo di Ciampi durante la seconda guerra del Golfo, ossia la guerra in Iraq, nel garantire che l'amicizia con Washington non sfociasse nella violazione del diritto internazionale. Ruolo speculare al contributo di Napolitano riguardo al ruolo dell'Italia nell'intervento della NATO in Libia, questa volta approvato dalle Nazioni Unite. Ed infine, permettetemi, il ruolo del Presidente Mattarella nel mantenere la barra dritta riguardo al collocamento internazionale dell'Italia in un momento, oso dire, senza precedenti, in cui gli impegni europei ed internazionali dell'Italia sono messi sempre più in discussione dalla classe politica e dall'opinione pubblica. Il secondo nesso messo in luce da questo volume è quello tra struttura e agenti, structure and agency. Qualunque studioso delle relazioni internazionali conoscerà il lavoro del teorico Alexander Wendt, tra i fondatori del costruttivismo sociale nelle relazioni internazionali. Wendt teorizza come le relazioni internazionali siano frutto del flusso continuo tra struttura e agenti. La struttura determina i confini, gli incentivi, le dinamiche di fondo all'interno dei quali operano gli agenti. Al contempo è l'insieme e il concatenarsi delle scelte di questa miriade di agenti che determina la struttura. Basta pensare a Tolstoi e ricordare come in Guerra e Pace è proprio il complesso concatenarsi di decisioni e di azioni, singolarmente irrilevanti eppure collettivamente decisive a determinare il flusso della storia. La Presidenza ed in particolar modo i Presidenti della Repubblica sono agenti apparentemente marginali eppur collettivamente decisivi nel concatenarsi delle dinamiche internazionali e della politica estera italiana. Vorrei infatti sfatare il mito del ruolo del Presidente negli affari esteri, ossia quello della sua natura sostanzialmente notarile, in un ambito nel quale la parte più significativa viene esercitata dal Governo con il controllo del Parlamento. Vorrei sostenere inoltre che l'idea secondo cui l'attivismo della Presidenza in politica estera sia il frutto di sviluppi recenti. Questa è una percezione a mio avviso errata. Gli studi storici su diversi presidenti, così come il volume che oggi presentiamo, ci confermano infatti che tutti i presidenti, con tempi e modalità diverse, hanno esercitato un ruolo chiave di agenti nella politica estera del Paese. Questo è già evidente con la Presidenza Einaudi. Pur fedele ai suoi principi di riservatezza e conscio del fatto che la prassi istituzionale fosse ancora in via di strutturazione, Einaudi ha contribuito enormemente all'inserimento dell'Italia nell'ordine internazionale liberale, nel cui ambito ha preso vita il processo di integrazione europea. La convinzione che il Presidente della Repubblica contribuisca attivamente all'indirizzo di politica estera assume tratti più marcati durante la Presidenza Gronchi. Sull'attivismo di Gronchi in politica estera molto è stato detto e scritto, anche all'interno del volume che oggi presentiamo. E ci si sofferma spesso sui cosiddetti incidenti diplomatici della sua presidenza, dalla lettera Stevenson alla visita a Mosca. Guardando a quella presidenza mi piace però vedere il tentativo di Gronchi di voler dare alla presidenza un ruolo di bussola della politica estera,
in un momento in cui la formula centrista diventava instabile e il concetto stesso di leadership entrava in crisi dopo la scomparsa di De Gasperi. A confermare la partecipazione attiva del Presidente in politica estera sono i successivi Presidenti, Antonio Segni e Giuseppe Saragat. Non a caso due leader politici che avevano già ricoperto l'incarico di Ministro degli Affari Esteri. È evidente il contributo che hanno offerto, ad esempio, nella gestione di dossier particolarmente delicati, come quello relativo all'Alto Adige, dialogando intensamente con il governo e svolgendo un'intensa attività di tessitura internazionale. Non è mia intenzione compiere un excursus storico dettagliato sulla relazione Presidenti politica estera. E qui mi invito alla lettura del libro che affronta la questione in modo dettagliato e puntuale. Mi sono soffermata su questa prima stagione repubblicana perché già in questa fase emerge chiaramente un tratto caratterizzante del ruolo presidenziale. Il Presidente come agente che opera all'interno di una struttura, chiamato a proteggerla, ma al tempo stesso la trasforma in tutela di quegli interessi che travalicano la dimensione politica contingente. Questo mi porta a fare un balzo in avanti e richiamare un nome che mi è particolarmente caro, quello di Carlo Azeglio Ciampi, che fu anche Presidente d'Onore dell'Istituto Affari Internazionali. Vorrei però soffermarmi sul ruolo della Presidenza Ciampi perché con essa che il ruolo internazionale del Presidente della Repubblica diventa più evidente. Nel corso del settennato Ciampi il quadro internazionale mutò in modo significativo. Venne meno quell'ottimismo nella capacità del sistema internazionale di trovare un suo equilibrio. Furono anche anni in cui i tratti fondamentali della politica estera italiana, primo fra tutti lo slancio europeista, iniziarono ad essere messi in discussione da settori dell'opinione pubblica e da determinate forze politiche. Ciampi si batté molto, anche animando diverse iniziative culturali, per far comprendere agli italiani che l'identità europea non rappresentava una scelta politica occasionale, bensì un tratto fondamentale dell'identità nazionale. Inoltre esercitò il suo ruolo di agente nella struttura delle relazioni internazionali, operando attraverso la sua fitta rete diplomatica. Questa includeva innanzitutto i suoi omologhi in paesi con un sistema istituzionale simile. Tra questi spiccava, ad esempio, il presidente tedesco Rao, con cui Ciampi lavorò intensamente al ripensamento delle priorità dell'Unione Europea. Vi erano poi i capi di governo e i rappresentanti dell'Unione Europea e delle istituzioni internazionali, che con Ciampi, così come con i suoi successori, hanno avuto un dialogo intenso e, cosa più importante, non retorico o cerimoniale. Altrettanto importante è stata la Presidenza Napolitano. Durante i suoi due mandati, la Presidenza Napolitano non soltanto ha assicurato un solido ancoraggio dell'Italia all'Europa, ma soprattutto ha evitato, grazie all'autorevolezza dell'inquilino del Quirinale, che l'Italia subisse una totale perdita di credibilità in Europa e sulla scena internazionale durante anni di grave crisi politica. Durante la presidenza Ciampi, così come quella Napolitano e Mattarella, in talune circostanze si è parlato di una diplomazia parallela del Presidente, quasi a voler rimarcare la natura concorrenziale e in alcuni casi non convergente dell'azione presidenziale. È però mia convinzione che questa interpretazione sia scorretta, sia perché dà un'idea della politica estera che nega quel pluralismo di voci che è invece una delle componenti essenziali di un paese democratico, sia perché presuppone che non vi possa essere divergenza tra la linea che possiamo definire governativa e quella presidenziale. Mi permetto un'osservazione conclusiva a questo riguardo. La politica estera e più in generale le relazioni internazionali si muovono secondo tempistiche e modalità che non sono quelle della politica interna. La natura stessa delle relazioni internazionali fa sì che essa debba essere sottratta alle circostanze contingenti del dibattito politico e tener conto non solo delle preferenze della maggioranza, ma anche degli equilibri internazionali. Questo spiega perché, soprattutto negli anni in cui la critica all'Unione Europea è stata spesso utilizzata come strumento per ottenere consensi, il Presidente della Repubblica sia sovente intervenuto non solo per ricordare il senso dell'impegno europeo dell'Italia,
ma anche per agevolare una riflessione più puntuale su quello che rappresenta una componente fondativa dell'identità repubblicana. Va infatti ribadito che la democrazia italiana è intrinsecamente internazionale, nel senso che la democrazia in Italia è risorta e si è consolidata proprio grazie alla sua collocazione nel contesto europeo e atlantico. Mettere in discussione questi assetti vuol dire mettere in discussione la democrazia stessa. In conclusione, vorrei dire che questo libro ci ha fornito una serie di spunti per un'interpretazione più ampia del ruolo del Presidente della Repubblica e per quel che concerne la politica internazionale, per collocare la figura presidenziale all'interno di quel quadro articolato che è la politica estera dell'Italia. Grazie. Con quest'ultima relazione si conclude la presentazione di questi due volumi. Speriamo che queste belle relazioni abbiano contribuito a stimolare l'interesse per una ricerca così importante e possano costituire anche un elemento di valutazione delle tante autorità presenti. Ringrazio i relatori, ringrazio il Presidente della Repubblica, le autorità e gli illustri ospiti e spero che avremo occasione di riparlare di questi temi così fondamentali. Buonasera.